Hoje eu vim ver o mar de Janavitola pra relaxar e viver o verão. Perceber a verbalização pra crescer e cantar a canção que diz só você. Allora, signor Bertani, nella cornice di questa fantastica villa si sono incontrate due eccellenze del territorio veronese, quella sportiva e una vinicola. Assolutamente, questa villa è stata nel cuore per tantissimi anni della produzione dei vini veronesi, non potevamo altro che invitare la squadra che è nel cuore da sempre dei tifosi veronesi e degli sportivi, per cui ci sembrava un'ottima occasione l'apertura per avere la Sverona e ci fa molto piacere avere i giocatori oggi qua con noi. Questo fantastico panorama è nato l'Amarone. Assolutamente, negli anni 30, per un sbaglio su un vino che è altrettanto conosciuto che Recioto, una botte ha fermentato più del dovuto, si pensava in cantina di aver perso una botte di Recioto, si è scoperto che invece questo Recioto più amaro era un grandissimo vino e da una nota casualmente lasciata sul registro di cantina dove c'era scritto Amarone è nato il vino che oggi porta il nome di Verona nel mondo. Per lei cosa vuol dire insomma questo incontro appunto tra la vostra azienda vitivinicola e l'Elias Verona? Ma io penso che sia molto importante e che Verona ha tante cose interessanti da che può offrire, okay? E che bisogna essere orgogliosi di Verona in tanti settori. Oggi ne abbiamo due, il vino e lo sport, e penso che siano due cose che assolutamente vanno assieme nel portare il nome di Verona. Allora, Ceccarelli, oggi com'è andata questa visita a questa fantastica villa? È stata una bella esperienza, perché io sinceramente in diversi anni che sono qua non c'ero mai stato e mi ha fatto un'ottima impressione, sicuramente è molto bella, abbiamo visto anche il retro con tutto quello che c'è, insomma è tanta roba, no? E poi abbiamo visitato le cantine, che c'è un pezzo di storia insomma di questa famiglia, di questi proprietari qua, quindi speriamo in futuro di ritornarci. Oggi sono incontrate due eccellenze, diciamo, quella vitivinicola e quella sportiva, sperando appunto che il Verona possa raggiungere questa eccellenza anche in futuro. Sarebbe una cosa bella, una cosa fantastica, raggiungere i livelli loro. Noi piano piano ci stiamo provando, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. E mancano ancora diverse partite alla fine del campionato e cercheremo di fare il massimo per raggiungere gli obiettivi che siamo prefissati.